Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento ragazzi, il classico video il giorno dopo la partita del nostro amato Castello. Ragazzi, ovviamente mi sto riferendo a Cagliari-Roma, terminata 2-2, quindicesima giornata della Serie A 2018-2019. Ragazzi, il giorno dopo direi che è anche più bello a livello di emozioni, a livello di sensazioni, la gioia, la soddisfazione di questo pareggio conquistato in extremis all'ultimo minuto in 9 contro 11 con Marcolino Sau, con l'uomo sicuramente più criticato da tutti, da parte anche mia. Io non rinnego le critiche che ho fatto a Marco, definendolo un giocatore finito. Considerando anche la pessima prestazione di settimana scorsa contro il Frosinone, non rinnego tutto questo. Parto proprio da questo argomento che sicuramente può essere l'argomento più spinoso per una persona come me che lo ha sempre criticato. Non rinnego quello che ho detto e adesso dico una cosa: sono grato a Marco per questo gol, per questo importantissimo gol, per il fatto anche di averlo dedicato al compianto Davide Astori. Insomma, lo ringrazio infinitamente per la gioia e l'emozione che ha regalato a tutti noi ieri sera. Però dico una cosa molto importante. Adesso per Marco Sau, se lui vuole, può iniziare una nuova stagione e questa nuova stagione deve iniziare fin da subito. Adesso io mi aspetto da parte sua prestazioni e gol importanti che possano permettermi anche di cambiare idea sul suo conto, perché per quanto mi riguarda Marco era uno di quei giocatori che a gennaio avrebbe dovuto fare le valigie. Diciamo che per completamente cambiare il mio pensiero adesso servono prestazioni e gol, perché comunque è inevitabile che un attaccante viva per questo, per prestazioni importanti, per essere parte integrante appunto di un gioco, di una squadra e ovviamente per far gol. Ieri Marco si è reso utile, disponibile alla causa Cagliari, spero vivamente che possa continuare a farlo, perché soltanto così potrò cambiare definitivamente la mia opinione a riguardo. Andando invece sul match, ragazzi, allora cerchiamo un po' di analizzare questo match veramente strano. E io dico questo, anzitutto confermo quello che ho detto ieri, penso che questo pareggio sia stato un pareggio meritato per il cuore, per la grinta, per la voglia di non mollare mai, per la voglia di crederci fino all'ultimo minuto. Questa è una cosa che io ho detto anche in live poco prima del gol di Ionita, del gol che avrebbe riaperto appunto il match. Ho detto, nonostante tutto, finisse anche 2-0, finisse anche 2-1, dirò comunque nell'intervento post partita, nell'intervento il giorno dopo, che il Cagliari comunque ci ha creduto, che ha voluto crederci, e questo è un qualcosa che voglio vedere sempre, 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 contro chiunque, non soltanto contro la Roma, ma contro qualunque avversario. È evidente che poi essere riusciti appunto a pareggiare, a trovare questo pareggio, ha significato tantissimo. Ha significato praticamente conquistare un punto che in realtà ne vale come tre, proprio come una vittoria. Andando però nell'analisi del match, bisogna dire questo, che in effetti la Roma avrebbe sicuramente meritato di vincere. Io sono sportivo, sono obiettivo, come faccio sempre nei miei interventi, specialmente in quelli del giorno dopo, che sono sicuramente più a mente fredda e più riflessivi. La Roma avrebbe meritato di più perché? Perché dal mio punto di vista la Roma ha meritato comunque di terminare il primo tempo in vantaggio, perché oltre ai due gol ha comunque anche avuto altre occasioni che avrebbe sicuramente potuto sfruttare, specialmente dopo l'1-0, va detto, perché dopo l'1-0 i vari Under, Kluivert, Schick hanno avuto delle opportunità veramente molto molto importanti per andare sul 2-0. Poi il Cagliari si è svegliato nel primo tempo, è riuscito in 5-6 minuti a creare qualche problema e nel nostro momento migliore Kolarov ha trovato quel gol appunto su punizione deviata da Cherry. Quindi la Roma secondo me ha meritato complessivamente il vantaggio nel primo tempo, forse l'avrebbe meritato di una sola unità, perché comunque il Cagliari ha avuto anche le sue opportunità, ha avuto quel colpo di testa di Cherry finito di poco a lato sul calcio d'angolo, insomma, nel primo tempo, ha avuto l'occasione di Farias, dove appunto Farias dà il pallone a Cherry, Cherry lo ridà di prima intenzione e Farias purtroppo tira a mezza altezza, favorendo comunque un intervento di Olsen che è sia bravo che fortunato. Magari la Roma avrebbe meritato di terminare il primo tempo in vantaggio, forse di un solo gol, magari sul 2-1, ecco, sarebbe stato, diciamo, il risultato più giusto.
giusto. Nella ripresa, ragazzi, va detto questo, il Cagliari nei primi 15-20 minuti non ha mai dato la sensazione appunto di poterla riprendere, invece la Roma ha avuto delle occasioni, specialmente con Zaniolo, e va ringraziato, come detto ieri, il grande Sancragno. Ha avuto due riflessi veramente molto importanti su Zaniolo, con due tiri veramente molto molto difficili da prendere, specialmente il secondo, quello appunto di punta, quella che è una giocata da calcetto in cui generalmente riesce ad anticipare appunto il portiere, proprio riesce a prendergli tempo, invece lui come un gatto si è buttato sul suo palo e è riuscito a metterla in calcio d'angolo. Quindi, ragazzi, va detto questo, che la Roma ha avuto delle opportunità per andare sul 3-0, però poi cos'è successo? Che Maran ha avuto un po' di coraggio, ha tolto Padoin, ha messo Payak, e quello è stato, ragazzi, il cambio che ha cambiato un po' le sorti del match, perché Payak ha cominciato a spingere, ha cominciato a fare delle giocate un pochettino più rischiose rispetto chiaramente a Padoin, e questo ha mandato un po' in bambola la Roma, specialmente sull'out di destra, Florenzi e Under, che avevano fatto sostanzialmente il cazzo che volevano, scusatemi il termine, fino a quel momento. Con la presenza di Payak hanno dovuto assolutamente incominciare a preoccuparsi in maniera netta, in maniera evidente, e questo chiaramente ha portato il Cagliari ad un forcing finale degli ultimi 20-25 minuti, in cui sicuramente non abbiamo creato occasioni da gol clamorose, ma abbiamo messo comunque apprensione alla difesa della Roma, che ha cominciato a sbagliare e che quindi poi alla fine è stata portata in qualche modo a prendere appunto il gol di Ionita, bravissimo appunto il moldavo a sfruttare la spizzata di João Pedro, e poi, ragazzi, lo sapete perfettamente, il gol di Marco Sau, che è arrivato in 9 contro 11, nonostante appunto un Mazzoleni che dal mio punto di vista aveva arbitrato benissimo fino a quel momento, perché il rigore appunto, che alcuni hanno detto che secondo loro c'era sul mano di Kolarov, per me non c'è. Perché? Perché probabilmente prima tocca il ginocchio e poi tocca il braccio, che non è neanche un braccio così largo, quindi Mazzoleni dal mio punto di vista non aveva neanche arbitrato così male. Però è chiaro che poi la sua mania di protagonismo ha vinto come sempre, come sempre succede appunto quando c'è Mazzoleni che arbitra una partita, e ha voluto fare il fenomeno buttando fuori Cepitelli e Serna. A quel punto, ragazzi, sono veramente orgoglioso dei miei giocatori, dei miei benamini, che con rabbia, con orgoglio e anche con un po' di culo, anche con un po' di fortuna, sono riusciti ad andarla a prendere. È chiaro che fare un'analisi tecnica tattica della partita di ieri è molto difficile, anche perché, ragazzi, incontravamo la Roma, e io voglio dire a coloro che pensavano di poter vincere o poter pareggiare facile contro la Roma è comunque una grande squadra. È chiaro che la Roma è anche un po' schizofrenica, è chiaro che la Roma è anche, come dire, con un allenatore che ha anche un po' paura di vincere, perché è chiaro che quando praticamente decidi di togliere la punta Schick, decidi anche di mettere un difensore in più giocando con il 5-4-1, è chiaro che un po' te la vai a cercare, quindi è chiaro che è una situazione particolare della squadra giallorossa. Ma la Roma è una buonissima squadra, ha dei giocatori tecnici, veloci, come Under, come Kluivert, come Schick, insomma, ragazzi, non stiamo parlando di una squadretta. È chiaro che i risultati ovviamente della Roma non sono positivi, ma io sapevo perfettamente che non sarebbe stato semplice. Quindi, a livello tecnico-tattico, dico che il Cagliari ha fatto la sua partita. Non è stata la migliore partita del Cagliari, abbiamo sicuramente commesso gli errori. La difesa, dal mio punto di vista, ha fatto il possibile. Qualche errore c'è stato, specialmente di Klavan, anche di Cepitelli in alcune letture. Ma nel complesso la difesa ha fatto, secondo me, bene, ha fatto quello che poteva. Sicuramente a livello di centrocampo critico Bradaric non è più il giocatore appunto di inizio stagione, poco lucido, ha sbagliato appunto nell'occasione del gol di Cristante, sia perdendo la palla con un colpo di testa che ha avuto poco senso, e sia con una mancanza di marcatura, specialmente nell'andare a uscire su Cristante, che ha avuto tutto il tempo di tirare. Faragò invece, secondo me, ha fatto una gran partita. Ionita ha fatto una partita chiaramente di grande intensità. Cherry, super criticato ieri durante la live reaction, secondo me ha fatto una buonissima partita. Anche Farias ha fatto una grande partita. João Pedro ha fatto una grande partita. Io, riguardo al Cagliari, non ho nulla da dire. Abbiamo fatto la partita che potevamo fare contro la Roma, che oggettivamente ieri era comunque, riguardo al primo tempo, in giornata di grazia. Anche all'inizio del secondo tempo era una bella squadra, poi è chiaro che è subentrata nella Roma la paura di vincere questa partita, e a quel punto siamo usciti noi e abbiamo riconquistato con merito questo pareggio che vale come una vittoria. Quindi io, rispetto alla partita di ieri, non faccio nessuna critica a Maran, ai cambi eccetera. Sicuramente dico, si può usare di più, si può utilizzare Payak, bene che Maran l'abbia messo, bene che l'abbia schierato, perché quello è stato il cambio che ha dato linfa vitale appunto al Cagliari di volerci credere
credere fino alla fine. Per il resto, chapeau ragazzi, complimenti, e ribadisco ancora una volta, la mentalità, il carattere, la voglia di non mollare mai sono caratteristiche che pagano sempre e che voglio vedere sempre in campo. Ragazzi, con questo intervento il giorno dopo ho terminato, voglio sapere le vostre considerazioni, magari un pochettino più tecnico-tattiche, riguardo alla prestazione del Cagliari. Fatemelo sapere commentando qui sotto al video, un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, una bella iscrizione al canale, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza Castello sempre, ciao ciao.